Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi ho portato il primo calendario d'avvento. È vero che presto per un calendario d'avvento, però come sapete tutte le aziende di skincare e make-up cominciano abbastanza presto di vendere i loro calendari e se uno non è abbastanza veloce purtroppo poi non sono più disponibili. Quindi cominciamo anche già con il caldo, con gli unboxing dei calendari. Oggi vediamo il calendario della marca MA Sun Beauty, è un'azienda tedesca di skincare e make-up e comunque è anche famoso in Italia, quindi si può comprare anche dall'Italia. La MA Sun Beauty quest'anno ha fatto due calendari, uno che vediamo qua, che sarebbe della linea Magic Finish, che è la loro linea di trucco, e poi hanno fatto anche un calendario di skincare, praticamente i prodotti per il corpo. Il design mi piace molto, l'hanno messo una stellina, praticamente molto natalizio, e comunque anche come l'hanno fatto questo calendario, che l'hanno fatto a cassettini, a scatoline, quindi è molto utile che si possono riusare questi calendari, magari mettendo qualcos'altro dentro, per poter fare un regalo a qualcun altro. Quindi il design è molto molto bello. E adesso vediamo cosa ci aspetta dal 1 fino al 24 dicembre. Primo casetto troviamo direttamente qua nel centro del calendario dove è scritto MA Sun e la linea Magic Finish. Primo cassettino. Nel primo cassettino abbiamo una XXL Volume Mascara, ovviamente della Magic Finish. Abbiamo un applicatore praticamente sintetico. Nel cassetto 2, che è abbastanza piccolino, abbiamo un volume lip balm, quindi praticamente un buco di cacao nel colore nude. Anche questo è molto utile soprattutto d'inverno quando le nostre labbra magari sono abbastanza arrosate o sprezzolate. Vediamo adesso numero 3. Numero 3 è lungo, è un cassettino lungo, eccolo qua, e abbiamo dentro Magic Finish Super Charge Serum Foundation nel colore 240 Creamy Nude. Praticamente questo è una fondotinta. Io sinceramente lo trovo sempre molto coraggioso di mettere delle fondotinte in un casetto o anche in un beauty box, perché ovviamente ognuno ha una sua tonalità ed è difficile di prendere magari la massa o difficile di accontentare ognuno. Vediamo adesso com'è questa tonalità di questa. Ah, è una tonalità abbastanza chiara. Ovviamente questo calendario è fatto da un'azienda tedesca, quindi lo fanno per la massa in Germania. In Germania la massa siamo chiari, quindi è una fondotinta abbastanza chiara anche, che da me potrebbe funzionare bene. Comunque la testura è molto tensa, quindi molto appaccizzante, per un effetto matte, un effetto abbastanza matte. Bene, un prodotto comunque utile. Andiamo avanti, numero 4. Numero 4 di nuovo piccolo. E qua troviamo una piccola scatolina Nail Serum. Questo è un siero per le unghie. Anche questo è molto utile quando uno magari ha delle cuticole abbastanza rauche, quindi questo olio è molto utile. E siamo al 5. Eccolo qua. Nel 5 ovviamente, bene, il 4 avevamo l'olio per le unghie e adesso ovviamente abbiamo uno smalto. Lo smalto nel colore Bordeaux, quindi un colore veramente utile e molto natalizio nel periodo pre-natale, è un colore molto usato. Mi piace molto. Applicatore ovviamente normale da smalto, quindi un colore veramente bello. E 6 dicembre? 6 dicembre è un giorno molto particolare in Germania perché è festa. Il 6 dicembre viene San Nicolaus che porta i regali ai bambini, praticamente come da noi in Italia la Befana il 6 gennaio.
Ovviamente è un calendario di un'azienda tedesca, quindi mi aspetto una cosa particolare qua dentro e anche abbastanza pesante, o almeno un prodotto full size. Vediamo cosa ci sta dentro. In effetti è un prodotto full size. Abbiamo qua il rossetto, adatto allo smalto del giorno precedente. Un colore veramente molto utile, come avevo detto, natalizio, ma anche un nude che si potrebbe usare tutti i giorni e va bene con molti trucchi, molti colori, quindi un prodotto che anche questo piacerà alla media e apprende bene il gusto di tanti. Vediamo adesso numero 7. Numero 7 pare che non c'è dentro niente. Però ci sta dentro una piccola matita, è una mini size che in realtà queste piccole grandezze a me mi piacciono molto perché sono molto comodo per metterlo nella borsa o anche per viaggiare, di non avere troppa roba da portarsi. Questo è praticamente un brow pencil che praticamente è un eyebrow designer. Le sopracciglia. Il colore, devo dire, a me mi sembra molto scuro. Per me potrebbe essere un po' troppo scuro visto che sono bionda, però dico la verità, per la massa è comunque un colore molto in comune, quindi anche questo è un colore che piacerà e andrà bene per tutti, per quasi tutte. Comunque un prodotto molto utile. Io non lo so, voi fate le sopracciglia. Secondo me le sopracciglia sono comunque importanti se uno fa un full face, fa un trucco full face, perché in realtà danno un po' il ramo al viso, quindi un prodotto è un must have in un calendario di trucco, molto carino. Andiamo al numero 8. Eccolo, numero 8, lungo, vediamo cosa ci aspetta qua. L'8 dicembre abbiamo, o si è aperto un po', purtroppo, è aperto un po', abbiamo un finish powder, praticamente un Magic Finish Final Touch Setting Powder. Sì, abbiamo un setting powder. Il colore è molto chiaro, quindi anche se, visto che è un powder, quindi va bene anche per tutti, non è importante quale colore, la tonalità, perché ovviamente c'ha l'effetto opacizzante e basta. La testura è molto molto fine, quindi potrebbe funzionare veramente bene per fare un effetto matte sul viso. È comunque utile per fissare il trucco. Numero 9. Nel 9 troviamo un pennarello, praticamente per gli occhi, che ci aiuta a portare l'ombretto, il colore sull'occhio. È piatto, così si può portare bene il colore sull'occhio. Anche il design del pennarello è molto molto carino ed è ovviamente utile perché il giusto equipment è fondamentale per avere un buon trucco, quindi serve. Siamo già al 10, primo giorno con due cifre. Qua abbiamo un piccolo prodotto, sempre una mini size, un pennarello. E questo è un eye designer in nero, il classico Kajal, che ovviamente può sempre servire. Bene, numero 11. Piccolo. Qua abbiamo una mini size di un rosetto, pare. Vediamo. Sì, in effetti è un rosetto, però è trasparente. Vediamo un po'. Sì, è praticamente la testura è come un lucido labbra con dei brillantini, che c'ha un piccolo shimmer nel rosa. Quindi questo si potrebbe usare o come un lucido labbra o anche come un topper sopra il rosetto. Numero 12 e siamo alla metà del nostro calendario. Qua abbiamo un prodotto pesante. Questo è un make-up remover. Ovviamente anche questo serve. Penso che sia un tonico e ovviamente un tonico serve sempre perché chi si mette il trucco, mi raccomando, la sera di toglierselo sempre, è fondamentale per la pelle e per i pori della pelle.
Ha un buon profumo, sa un po' di rosa e in effetti è un tonico per rimuovere il trucco. Molto utile. Il numero 13. Qua abbiamo un altro smalto che è molto adatto al lucido labbra che abbiamo visto prima, che aveva dei shimmer rosa. Quindi anche questo è un colore molto molto bello e c'ha dei shimmer che va nel viola, oro, molto molto bello. Andiamo avanti, numero 14. Nel numero 14 abbiamo un Ultimate Lip Gloss. Questo è un classico lip gloss. La textura è molto densa, è il classico lucido labbra lip gloss, è praticamente sul bronzo. Anche questo è un colore molto nude che si adatta anche a tutti i trucchi e si può usare anche nel trucco quotidiano. Andiamo avanti, numero 15. Qua abbiamo un'altra fondotinta nella tonalità Porcelain con un protettore solare di 30, che è molto bene, e comunque il Porcelain dovrebbe essere chiaro anche questo per la pelle. Vediamo. In effetti è molto chiara, però devo dire che la textura del prodotto in sé è molto più idratante di quella prima, quindi questa magari è per le pelle secche o per le pelle sensibili. Come colore abbiamo questo qua abbastanza chiaro che per me potrebbe funzionare d'inverno, però devo dire l'effetto è molto opacizzante, quindi un effetto matte, che a me sinceramente mi piace più lucido. Andiamo avanti, 16. Ecco il cassettino 16. E qua abbiamo di nuovo una piccola matita. Questo è un lip designer. Questa è una pennetta per le labbra, però in un colore molto molto chiaro, praticamente rosa, anzi non si vede proprio. È un lip designer invisible, infatti si chiama invisible, cioè praticamente questo è un lip designer che non si vede, non ha un colore, è trasparente, infatti è trasparente, non si vede per niente qua, infatti non si vede. Però aiuta che praticamente quando si mette il rosetto che non va sopra perché ha una barriera che non supera praticamente il lip liner. Molto molto interessante e mi sa che questo è proprio un nuovo prodotto che hanno fatto uscire poco tempo fa. Lo proverò e vi faccio sapere. La numero 17. Nella 17 abbiamo un Essential Nail Oil. Abbiamo già avuto, no? Essential Nail. Ah, ok. Uno è l'olio e l'altro è siero. Praticamente penso che la differenza sarà la textura del prodotto. Vediamo un po'. Infatti, il siero è più tenso e l'olio in effetti è tipo l'acqua, cioè l'olio. Quindi uno è un olio e l'altro è un siero. Penso che comunque questo siero si può prendere anche per tutta la mano e invece l'olio ovviamente per le unghie. Anche questo è un prodotto molto utile. Nella 18 abbiamo Magic Finish Glow Serum. Questo è un siero. Non so più dove metterlo. Prendo l'altra mano. Ah, questo è un siero praticamente tipo un primer. Sì, questo è un primer che si può mettere praticamente sotto il trucco. È molto sempre all'acqua quando si spalma sulla mano. Infatti è con ialuronico, quindi è per idratare la pelle. Molto utile. Si dice no prime is a crime. Praticamente il primer serve per avere più duratura nel make-up, ma soprattutto anche per avere la pelle abbastanza uniforme. Vediamo il numero 19. Il 19, abbiamo il terzo smalto, spero adesso che basta perché tre smalti in un calendario basta e avanza. Anche questo comunque è un colore
con effetto brillantini, quindi un colore molto molto sobrio, un colore che si può usare anche tutti i giorni, un colore bello, però è pure abbastanza simile a quello di prima. Questo magari è un po' più scuro di quello. Ok, va bene. Andiamo al numero 20. Nella 20 troviamo un altro piccolo mini size di rosetto. Qua abbiamo un altro colore, wow, questo è un molto bel colore, quindi questo è un nude che veramente si può usare tutti i giorni, un nude che si adatta molto al colore delle labbra, un colore veramente molto bello, di questo non mi dispiace ed è molto bello. Numero 21, eccolo. Nel 21 abbiamo un gadget, penso che sia uno specchio. Eccolo, è uno specchio. A me sinceramente questi gadget non mi piacciono molto, però dico la verità, meglio uno specchio che una lima per le mani. Quindi il design è molto bello, sembra anche molto di qualità perché pesa anche, quindi va bene così. Numero 22. Nella 22 abbiamo la Silk Sensation Compact Foundation. Questa è una fondotinta compatta. Anche questo è molto carino da provare, soprattutto quando uno sta in giro e ha bisogno di rinfrescare un po' il viso. Questi cream foundation sono molto utile e ha pure uno specchio dentro, quindi mo fatto molto molto bene. Il colore sinceramente per me sarà un po' troppo scuro questa volta. Numero 23, penultimo giorno. E qua abbiamo un Volume and Repair Lip Balm. Abbiamo di nuovo un lip balm nella forma di una matita. Il colore è sempre molto nude e molto accettabile. Quindi il secondo, questo qua, è molto simile sinceramente al rosetto che avevamo visto prima. Quindi un lip balm molto molto bello. L'ultimo giorno, il 24. Nel 24 abbiamo il Magic Finish Makeup Foundation. Questo per quello la M.A. Sun Beauty è molto famoso, che abbiamo il mousse della Magic Finish, che questo è un mousse, non lo vorrei aprire adesso perché già ce l'ho uno aperto. Questo è un mousse che ha veramente questo colore, che sembra molto molto scuro, però praticamente è una testura mousse che si mette sul viso e si adatta alla tua tonalità del tuo viso. Quindi è vero, all'inizio anche da me è così scuro, però spalmandolo poi con il pennarello o con le mani, questo sarebbe meglio di usare le mani perché prende anche il calore delle mani, praticamente si adatta alla tua pelle e diventa molto uniforme e molto carino. Un prodotto veramente molto bello e per cui la M. Asam è molto conosciuta. A me mi è piaciuto molto, soprattutto anche le grandezze del prodotto in sé sono molto utili per provare il prodotto, per farsi un'opinione. Comunque ci sono dei prodotti che servono tutti per fare anche un trucco full face, quindi magari faremo anche un video insieme dove li proviamo insieme questi prodotti. A me mi è piaciuto tanto e comunque vale 49,95. Se volete comprarlo anche voi o magari provare anche quell'altro della skincare, vi lascio le informazioni sotto. Ci vediamo presto, ciao!